fuori e quarto davanti a Randaccio, ed è un nuovo start. E poi subito Ida Petrillo, eccola inquadrata, numero 96 per lei, alle sue spalle c'è Zanardini, poi Massimiliano Milli, poi Michele Esposito, che intanto è riuscito a risalire in nona posizione dall'ultima in cui era partito per non aver preso parte alle prove libere e nemmeno alle qualifiche. Intanto eccoci con le inquadrature su Ranieri Randaccio, con la sua livrea tricolore, la bandiera verde, come aveva preannunciato Tonino Esposito, che sventola in tutte le postazioni, via libera quindi alle ostilità. E qui vediamo la Wolf di Bellarosa, che ha poi sempre questa carrozzeria un si po'... Si sembra una caratteristica della vettura, onestamente. Da vedere non è una bella immagine, diciamo, tra virgolette, però il cronometro dice tutt'altro. Sì, sembra che... Ivan diceva che forse avevano avuto un problema su un attacco ieri delle carrozzerie sull'anteriore, che hanno cercato di risolvere, li ho visti lavorare duramente, però si vede, no, si è staccato un supporto anteriore sinistro dello splitter anteriore, quindi il problema è più... come dire, più grave del previsto. Forse questa riparazione in circuito, con i mezzi di fortuna che si hanno in circuito, diciamo, non ha sortito, come dire, il miglior risultato possibile. Però non credo che sia questo il problema di Ivan, credo io. Anche perché effettivamente le sollecitazioni nei prototipi sono elevate. Sì, assolutamente. Il carico poi per una vettura così di ultima generazione è notevole. Quindi, come dire, tra virgolette, sembra tutto facile, ma la carrozzeria è soggetta a tanto carico verticale, quindi il problema si manifesta nella sua, come dire, grandezza poi alla fine. Però sembra tutto sotto controllo. Ivan sicuramente sta gestendo la gara, poi non c'è nessuno, come dire, che non sia un suo avversario diretto, il suo compagno di squadra, voglio dire, quindi penso che sia una situazione ancora sotto controllo. E intanto sul nostro monitor a circuito chiuso compare l'indicazione che il team manager della vettura numero 45, quindi proprio di Bellarosa, deve recarsi in direzione gara. È lui, credo, il team manager di se stesso, adesso non so, credo che andrà papà Giovanni o il fratello Maurizio sicuramente, forse... Quindi... la direzione gara vuole accertarsi della pericolosità del danno, perché potrebbe volare via anche lo splitter, ma non credo, onestamente. E quindi verrà... Forse sarà presa qualche decisione, non so, questo dipende dalla direzione gara, credo che sia in mano da Roberto Bufalino, quindi... chi meglio di lui può avere esperienza nel valutare il danno della vettura. Intanto il team manager è appunto in direzione gara, ma c'è anche arrivata la comunicazione che viene esposta la bandiera nera con il cerchio arancione, sì, proprio un preavviso di sì. Però contrariamente a quello che vediamo esteticamente, Bellarosa fa risultare i migliori crono in questo giro in due settori, quindi è un mero problema, come dire, è il miglior giro adesso in gara, quindi... Eh sì, 1.32. Nel frattempo abbiamo però mancato il sorpasso di, come dire, di Randaccio ai danni di Liguori. Eh sì, che adesso si è portato in quarta posizione. Sì, Randaccio è anche in lotta per la classifica assoluta, quindi ha bisogno, oltre a essere leader ormai e campione italiano della classe CNA, sicuramente dà un occhio anche alla classifica assoluta, e i punti della prima posizione sono importantissimi. E vediamo intanto che la risposta di Liguori non si fa attendere, cerca di affiancarsi. Sì, però l'esperienza di Randaccio... sarà fondamentale in questa battaglia, non che Liguori non la abbia partecipando al campionato europeo in pista per vetture storiche, però sai, Randaccio venderà, come dire, cara la pelle. Sì, quindi gioca in casa, come calcisticamente sentisse l'effetto stadio. È vero, quindi Ranieri Randaccio carichissimo in questa occasione, è quarto assoluto al momento, 1.34.3 il suo passaggio precedente, ma intanto Simone Patrinicola 1.33.2, ottimo crono, perché sta girando esattamente come Belotti con la Wolf che è davanti a lui, e vediamo che le due Wolf in questo momento sono una nella scia. Oh, sorpassa Belotti, quindi va al comando la Wolf di Belotti con la seconda posizione di Bellarosa, ed è la prima volta, direi, in questa stagione che vediamo non so la tattica di Bellarosa, magari preferisce far vincere
Però no. Ivan, il problema si deve essere accentuato, problemi. Perché ha fatto sfilare anche Simone Patrizio. Sì, no. Ha problemi. Penso che magari in posizione della bandiera da parte della direzione gara lo costringerà al ritiro. Sì, sta viaggiando molto piano, fa sfilare correttamente tutti. Penso che l'imposizione della direzione gara sia di fermarsi per non rischiare poi di, come dire, di causare danni. Liguori e peccato per Ivan, non riesce a fare, come dire, filotto al momento. Sì, quindi è costretto al ritiro, procede lentamente il leader della classifica assoluta Ivan Bellarosa, dominatore della stagione, mentre intanto vediamo che Ranieri Randaccio ha dovuto cedere la posizione a Liguori dopo l'altro ma non sembra tanto convinto di... No, assolutamente manca, visto perché come ti dicevo mancano pochi minuti, quindi o ci provi adesso oppure sarà troppo tardi. Mancano 5 minuti e 30 secondi alla fine dei 25 minuti più il giro poi successivo, diciamo. Penso che non ci siano più di 4-5 giri ancora a disposizione. Manca pochissimo ormai alla bandiera a scacchi, e comunque non molla Ranieri Randaccio, si è visto sopravanzare da Liguori. Siamo ora sul rettilineo con i distacchi. Vediamo subito intanto la linea Camilla Ronchi che è in pit lane. Sì, sono qui davanti al box Avelon Formula, tra l'altro vedo in lontananza che sta arrivando anche il fratello di Ivan Bellarosa. È stata data la comunicazione a Ivan via radio di rientrare se ritiene necessario, quindi gli hanno detto: Ivan, rientra se ritieni pericoloso comunque continuare a rimanere in pista. Grazie Camilla. Quindi sì, allora è stata una scelta del team, era un preavviso della direzione gara, che però Ivan ha pensato bene di, come dire, di eseguire, per non aggravare la situazione. Non ha bisogno, come dire, di ulteriori punti, ormai il vincitore sia della classe turbo che del campionato assoluto, visti i risultati, quindi non c'è nulla, come dire. Peccato perché credo, come dire, che un'altra vittoria non avrebbe fatto male. Sì. Ma credo che gioirà lo stesso, come diceva ieri nel post gara, nell'intervista, per Belotti, che, come dire, anche lui ha dei conteggi da azzerare con la sfortuna. È vero. E intanto abbiamo visto nelle inquadrature di prima Michele Esposito, che è risalito fino alla sesta posizione, che ecco torna adesso ad essere inquadrato dalla regia, e adesso è in battaglia con Ida, quindi Bel confronto con Ida Petrillo, che a questo punto è in quinta posizione, ma è insidiata da Michele Esposito, che ha tutte le intenzioni chiaramente adesso di prendersi anche lui una rivincita con la sfortuna, dato che ieri c'è stata l'uscita mentre era in rimonta, ricordiamo, è partito dall'ultima posizione. Intanto la regia ora ci inquadra, invece sono due battaglie in atto tra Liguori e Randaccio e tra Petrillo e Michele Esposito. Sì. Ecco che la battaglia per la terza posizione tra Liguori e Randaccio in questo momento vede Liguori davanti, pilota anche lui di casa, sono tutti e due porta con ecco intanto il sorpasso di Michele Esposito nei confronti di Ida Petrillo, aiutato dall'apertura di Ida. No? Questa è la situazione più bella e forse più brutta in gara, quando ci si trova, come dire, a fianco il proprio compagno di squadra, però diciamo è bello che poi, come dire, non rischiano nulla, perché finiranno poi la gara. A questo punto mancano 2 minuti e 30, credo uno attaccato all'altro sarà, come dire, per noi una bella soddisfazione portare tutte e tre vetture al traguardo. Assolutamente sì, non avrebbe avuto senso effettivamente ostacolare il compagno di squadra, che comunque è più veloce, perché se consideriamo che è partito ultimo ed è arrivato alle diciamo sue spalle, diciamo che Ida paga solo l'esperienza rispetto a Michele. Ida ha meno chilometri sul groppone, diciamo così, sulle spalle, ma credo che potendo piano piano acquisire più esperienza, più chilometraggio, migliorare, perché no, la forma fisica, credo che potrà ambire a risultati sicuramente migliori. E intanto le inquadrature per il passaggio sul traguardo, manca intanto 1 minuto e 50, quindi dovrebbero essere ancora due giri dopo questo, perché
credo che il tempo scadrà non in questo giro ma nel prossimo, dopodiché ci sarà ancora un passaggio, quindi abbiamo ancora un po' di azione da gustarci mentre Belotti è saldamente al comando e lanciato quindi verso la sua prima vittoria stagionale. Guardate cosa sta facendo Ranieri Randaccio all'esterno, non ci sta, finisce con le ruote sull'erba, che spettacolo. L'attacco a Belotti per il terzo gradino del podio, cosa stanno facendo questi due piloti? Michele li starà osservando da lontano, peccato per la safety car che col passo gara che ha poteva, come dire, ambire a qualcosina di più. Adesso sì, ha fatto un bel 34,6, sì, magari poteva essere più vicino a loro, magari provare anche loro, anche lui un attacco, perché no? Però adesso penso che il tempo sia, come dire, ormai scaduto. C'è poco tempo a disposizione, in effetti sta avvicinandosi Michele Esposito a suon di mezzo giro, di mezzo secondo a giro, ma appunto c'è poco tempo a disposizione, la safety car ha neutralizzato la possibilità di rimontare per alcuni minuti, passano ora sul rettilineo, qui possiamo anche misurare il distacco tra Ranieri Randaccio e Esposito che è sì, di 4 secondi, quindi qui abbiamo invece Bella Rosa che si è ritirato, il leader della classifica di campionato che comunque ha un vantaggio tale da non essere... No, ormai è già campione italiano sia, diciamo, della CNT e perché no, anche dell'assoluto. Effettivamente la federazione ha indetto più titoli, uno assoluto che non ha titolarità di campionato italiano, i due campionati italiani sono riservati alle CNT vetture turbo e alle CNA vetture aspirate, però il prestigio della classifica assoluta ha sempre, come dire, il suo fascino sportivamente parlando e quindi è importantissimo, quindi lui farà comunque l'end plane. Sì, sicuramente, ormai è lanciatissimo, nonostante questa battuta a vuoto, ricordiamo ha vinto comunque la gara di ieri e qui continua, intanto è scaduto sì, vediamo, il tempo, quindi... vediamo un flap, l'anteriore destro di Randaccio, eccolo, all'esterno. È un tornantino. Oh, attenzione, guardate come è andato ad agire sul volante Ranieri Randaccio con grande padronanza del mezzo, come dicevi Tonino, effettivamente sta provando tutte per portarsi davanti a Liguori, bellissimo questo confronto. E questo la dice lunga sul discorso che dicevamo ieri del gentleman, c'è poco di gentleman adesso, soprattutto per uno, come dire, che ambisce ad acquisire punti per il campionato comunque assoluto, sì. A lui gliene frega mica tanto, voglio dire. La seconda posizione di classe rafforza comunque sia la leadership della CNA sia la leadership nella classifica assoluta. E intanto, come dicevi tu ieri, effettivamente si può coniare un nuovo termine che è quello di gentleman professionista. Ah, l'ho detto e ne sono convinto. Per Ranieri Randaccio che non si adatta a questa quarta posizione, mentre intanto... Ed ecco il protagonista della gara, Guglielmo Belotti, che almeno qui a Vallelunga azzera, come dire, lo score della sfortuna, andando a vincere. Si era fermato ieri quando era saldamente in seconda posizione per un problema stupido, un problema elettrico, un captatore praticamente, e oggi acquisisce la giusta e meritata vittoria. Ed è pronto. Siamo nell'ultimo giro. Pronto per festeggiare, quindi tra l'altro sarà contento appunto anche Ivan Bellarosa. Sì, sicuramente. Sicuramente. La miglior soddisfazione per un team manager, per un team owner, oltre che pilota, è vedere un proprio cliente dominare. Credo che sia felice come se avesse vinto lui. Credo. Vince Guglielmo. Anche noi Belotti. Siamo felici perché vediamo Patri Nicola che con un pelino di aiuto della Dea Bendata è ancora la seconda assoluta, ecco papà Giovanni comunque soddisfattissimo. Liguori vince su Randaccio, Michele quinto, Michele Esposito adesso ultimo a quinto, Ida Petrillo vediamo dovrebbe transitare adesso in sesta posizione.